Allora andiamo verso la villa. Non so perché sono passato di qua, non chiedetemelo, ma proprio non saprei rispondervi. La musica è la stessa, la stessa stessa. Prego, siate civile. Ezio! Ma che avete per la testa? Hanno messo le porte alla villa. Oh, upgrade. Guardala qua com'è bella. E questa sarà una delle ultime volte che la vediamo. Buongiorno, Ezio. Caterina. Migliorata, eh? Piacere della tua presenza. Al desiderio di un'alleanza. Le armate papali hanno ripreso a marciare su Forlì. I vostri mercenari gioverebbero molto alla mia causa. Con tutta probabilità potrò darti ciò che desideri. Ma ne parleremo dopo. Madre. Tornate a parlare? Forse. Machiavelli. È fatta. Anche se in un modo, credo, del tutto inaspettato. Sono andato al Vaticano e ho affrontato Rodrigo. No! Ha usato il potere del bastone pastorale contro di me, ma l'ho sconfitto. Grazie al bastone e alla mela, sono riuscito ad accedere alla cripta. Lì, un quadro della dea Minerva in grado di muoversi mi ha parlato. Ha predetto che una terribile catastrofe si abbatterà sull'umanità. Ma che grazie ad alcuni templi nascosti c'è ancora una speranza. Poi si è rivolta a un fantasma, un certo Desmond, come se si trovasse lì, accanto a me. E dopo l'avvertimento, è sparita. È incredibile. Al di là d'ogni immaginazione. La cripta non conteneva la terribile arma che paventavamo. C'è sua madre a 20 anni che non parla? Ma questa dea, questa Minerva, aveva sembianze umane. Sì, ma le sue parole dicevano il contrario. La sua stirpe morì molti anni fa. Prima civilizzazione. Vorrei potervi mostrare le magie di cui era capace. Chi è Desmond? E dove sono i templi di cui ha parlato Minerva? Lo ignoro. Forse dovremmo cercarli. Dimmi com'è finita con il Borgia. Rodrigo ti ha implorato? Ha chiesto perdono? Ti ha promesso potere in cambio? No, nulla di tutto ciò. Interessante. Mi sorprende che abbia mantenuto un contegno. L'ho lasciato vivere. Lo spagnolo è vivo? Potremmo già parlare di cripte, dei e antichi luoghi solo quando i nostri nemici saranno morti. Esatto. Ucciderlo. Ne patiremo le conseguenze. Non sono qui per dibattere sul passato. Insieme dovremmo piuttosto parlare del futuro. No. Io devo partire immediatamente per Roma. Machiavelli sembra Djokovic. Uguale. So perché l'hai risparmiato, ma mi fido del tuo giudizio. Anche Machiavelli capirà. Mario Auditore c'è come se non sapessimo chi fosse. Siamo dentro la villa. Tutte le porte chiuse. Qua c'era Maria una volta, dove portammo le piume. Vai Ezio, fatti valere, cazzo. Che collo taurino che c'ha. Eppela! Dai, Caterina! Bentornato. Con la fichetta pelosa! Dai, Caterina, con la fichetta pelosa! Che cazzo si rasava quegli anni lì?
Sei sul cazzo, forse? Replay, signori. Replay, voglio il replay. Comunque è bello perché qua si entra sempre di più nei sentimenti, nella storia anche extra combattiva di Ezio. Ancora per poco. Comunque, oh, 3 Assassin's Creed. Cristina, Caterina e poi Sofia. Potrebbe sempre avere la libertà di scegliere. Cos'è stato? Probabilmente è solo un'esercitazione. Probabilmente. Hanno sbagliato mira. Diavolo. Devo trovare Mario e radunare le truppe. I miei uomini sono nella corte. Li guiderò ad aggirare gli assalitori. Non farti vedere. Tutti i soldi spesi, tutte le collezioni fatte per Monte Rigioni nell'Assassin's Creed scorso sono andate a putene. Così, fantastico. Sono i Borgia. E nessuno li ha avvistati. Si saranno ammassati a est durante la notte. Dobbiamo respingerli finché la gente non sarà fuggita. Beh, mi occupo io. Addio Monte Rigioni. Non i sui bastioni. Io guiderò un attacco frontale. L'avete con voi? La tengo al sicuro. I Borgia non devono fare breccia nelle mura finché tutti non saranno in salvo. Insieme per la... Bianco cadaverico, Mario. Insieme. Insieme per la vittoria, vero? State attenti. Vero, verissimo. Vai sul cavallo, Ezio. Vai, vai sul cavallo, pedala. Dove stiamo andando? Ha perso l'armatura di Altair. Ok, non è a rischio la gente nel borgo. Cioè, non rischiamo di rimanere senza persone, però... Dove sei? Marcello! Di qua. Cazzo è Marcello, il cavallo? Che cazzo è? Addio anche al mio di cavallo. Comunque c'ha una colorazione molto medievalesca, eh. Mi piace, mi piace. Vai, Ale. Dobbiamo tentare un'altra strada, Ezio. No, altra strada un cazzo. Vai di qui. Aziona il cannone, ma che cannone vuoi azionare? In ste condizioni ci puoi provare. Dobbiamo respingere finché gli abitanti non saranno fuggiti. Caricate il cannone. Distruggete i loro cannoni, signore! E noi ci si prova, ma... Non so quanto possa essere efficace. Anche due alla volta, se vuoi. Tutto questo, la mela dov'è? Dov'è? Dov'è finita la mela? Al Tottenham, al Siviglia? Battutaccia, dimenticate. Riesco a farne 3 fuori in un colpo? No, manco per il cazzo. Quasi metà degli abitanti è già fuggita! Mi spiace, io posso fare... No, vaffanculo! L'ho mancato! Ricarica! Ricarica! C'è l'altro, ovviamente. Per fortuna ne avevamo fatti fuori tutti. Qualche uomo è stato fatto fuori. L'ho neanche colto. Ok. C'è ancora qualcuno in città. Non fermatevi. Ma ancora pochi ci saranno.
tranquilli che quando le mura cittadine crollano non veniamo disincronizzati. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. L'azione si trova fuori dalle mura. Sì, ma non ci arriva il mio cannone lì. Li avete salvati. Un momento. I soldati stanno... No. Perdere i cannoni, dovete fermarli. Cosa combattiamo? La spada? Prendete la città per i Borgia! Monta carichi, ok. Non mostrate alcuna pietà! Assassino in volo! Tanto voi siete veramente la feccia dell'umanità. Che potenza, signori. Anche tu? Forza. Un altro? Ucciso. Bene così. Oh, bastardo! Ecco, sprecato due proiettili per nulla. Fondano la porta! No, Mario. Cesare, il figlio di Rodrigo. Perché i papi potevano avere figli, giustamente. Lo so che ci sei, Ezio! Il Papa mi ha parlato di te e del tuo piccolo gruppo di assassini! E di questa! Dammi l'arma che ci ha fatto il suo amico! Tutto questo sangue versato... Il suo amico. Andrà in qualche modo... Leonardo. Dunque consideralo un invito da parte della mia famiglia... Alla tua! Ah, cazzo. Sia uno che l'altro. Sia uno che l'altro. Basta. Posso camminare. Attenti! Stanno arrivando! Ritirarsi tutti all'interno della villa! Non posso battere. L'unica cosa rimasta. Datemi man forte. Ora. Gli hanno sparato così attivo, va bene. Ops. Dove ti nascondi, lurido sorcio? Bravissimi però. Con quell'asce lì combattono bene, eh. Eccolo, forza, forza! Uccisione a catena. Ezio! Questo stronzo. Va dentro il santuario. Seguimi. Corre dritto verso la caserma. Non mi uccidete, Claudia, eh. Oh. Merda. Non posso perdere tempo, Claudia, però devi correre, cazzo. Oh, boom!
fuoco e fiamme. Giù, giù, giù. Muoviti, Claudia, cazzo. Li tratterrò io. Va, va, presto. Credevamo foste morto, Serezio. Non ancora. Dove porta questo passaggio? A nord, fuori dalle non mura. Non immaginavo esistesse. Lasciate che vada, aiuto le truppe. No, non te ne andare. Vabbè, ora siamo al salvo, no? Presto, Al salvo, vabbè. Dov'è nostra madre? Sta bene? Sono qui, Ezio. Parla. Non potevamo andare senza di te. La via sarà piena di pericoli. Proteggi nostra madre. Addio santuario, sigilli, armatura di Altair. Addio a tutto. Tutto quello che abbiamo costruito ripartiremo da zero, ragazzi. Dov'è Mario? Pensavo che ci avrebbe aspettato. La fanteria dei Borgia circonda la città! Mario è morto. Dovete lasciare questo luogo. Porta nostra madre a Firenze. Datemi un cavallo! Tu non vieni con noi? No. Devi andare. A Roma. Va, figlio mio. Sconfiggi il nemico. Ma non dimenticare per chi lottano gli assassini. Mo' casca da cavallo. Distrutto così. Fine della sequenza 1.